La prima domanda di Don Gerardo Roberto, parroco di Vallata, è la seguente. Il mistero della croce affascina ancora gli uomini di oggi? La risposta sembra essere positiva. Prova ne è l'architetto Bruno Cristillo, che da uomo dei nostri tempi si è appassionato a questo simbolo come artista, come amante della fotografia e innanzitutto come credente. La baronia è piena di questi simboli, fanno parte della storia e della tradizione di un territorio e Cristilli ha voluto con i suoi sapienti scatti fotografici immortalare il tempo passato, presente e futuro non solo di questi piccoli paesi dell'entroterra ma della tradizione cristiana. Un lato una mostra fotografica sulle croci e dall'altra una presentazione delle lettere di un libro di padre Vito Michele Di Netta, un venerabile padre redentorista natio di Vallata. E questa occasione ci ha permesso di stare insieme, di vivere insieme, di avere degli illustri relatori come il professore di Cecilia, come Carmine Casarella, consigliere provinciale, il sindaco di Vallata e il curatore del libro, padre Brugnano. Ma soprattutto poi la mostra di, fotografica di Bruno Cristillo sulle croci, questo fotografo di Caserta che prende spunto anche da delle foto che ha fatto nella baronia sulle croci. E questo per ricordarci delle nostre radici, radici cristiane, radici che ci permettono di ricordare quelli che siamo per essere uomini migliori anche del domani. Abbiamo presentato un'opera su padre Vito Michele Di Netta, un illustre vallatese vissuto nella prima metà dell'Ottocento che divenne missionario di fede in terra di Calabria, una bella figura di santo, di uomo, di religioso che accolse il dono della fede cercando di fare proselitismo, di portare il nome del Signore anche per la redenzione della gente di Calabria in un periodo storico come quello del Risorgimento in cui si costruiva l'Italia. Padre Netta è una bella figura di religioso, dotato di una grande spiritualità, dai profili esistenziali ammirevoli e si distingue la sua sensibilità d'animo, la sua profondità spirituale, la sua sete di giustizia. È veramente una bella figura che è un vanto, è un onore per Vallata, la baronia, l'Irpinia e speriamo che da venerabile possa presto conoscere gli onori dell'altare attraverso quel processo di beatificazione che lo possa dichiarare santo quanto prima, direi santo subito, visto che comunque ha speso una vita quale cristallina testimonianza di fede e di virtù cristiane. È un evento che come provincia penso finanzieremo quasi tutti gli anni e così come farà anche il Comune di Vallata e porteremo avanti quella che attraverso un comitato che andremo a costituire la causa di beatificazione. Per noi è una grande cosa, per il paese e per tutta la comunità di Vallata.